Sabato 30 aprile 2016, vi parlo da Buon Convento, e circa la mezzanotte, fra pochi minuti sarà il 1° maggio, il giorno della seconda edizione dell'Eroica di Primavera. Kermesse ciclistica inventata, lo vedete accanto a me, da Giancarlo Brocci, che è l'ideatore anche dell'Eroica d'inverno che si tiene a Gaiole. Ci sono 1400 ciclisti che fra poco lasceranno la sala di questo convivio per andare a dormire, perché domattina, Giancarlo, a che ora si partirà? Domattina partono alle 7 i primi e poi alle 9 partiranno i percorsi più corti. Quindi, nonostante questo strappo alla regola, domattina saranno tutti puntuali. Ma dunque all'Eroica d'autunno di Gaiole, insomma, prossimo 2 ottobre partiranno alle 5 addirittura per i percorsi lunghi, per i 209 km, quindi gli eroici sono abituati a questi orari. Allora, noi siamo qua oggi per presentare ai nostri telespettatori la nostra rubrica Si interessa da 20 anni di mostre d'arte. Oggi forse presentiamo la mostra d'arte che ha avuto un contesto, un contorno assolutamente eccezionale. L'autore è Marcello Bartalini, che vedete alle mie spalle, campione olimpionico a Los Angeles nel 4% chilometri nel 1984, poi diventato artista, pittore di successo, è stato nostro ospite qualche settimana fa all'importantissimo museo Lucca Museum, e le sue opere sono accanto ai grandi maestri del Novecento italiano, da Severini a Bonalumi, ai grandi maestri, ma chi ci segue ogni sera se lo ricorderà. Il contesto è eccezionale perché un ciclista diventato artista ha voluto portare una sua mostra nella sala del Palazzo Municipale di Buon Convento, proprio in occasione di un ritrovo di tantissimi campioni del ciclismo che sono stati premiati stasera con delle opere di Marcello. Come è nato questo connubio con l'eroe? Insomma, Giancarlo Brocci è una persona straordinaria, intelligente, che sa fare tante cose e quindi sa anche invitare, penso, le persone giuste che possono anche dare qualcosa al ciclismo. Io ho dato qualcosa come atleta e cerco di ravvivare insieme a loro questa bellissima manifestazione. È una bellissima manifestazione. Stasera è stato l'ennesimo trionfo di Carlo Brocci, gli faccio i complimenti, perché la gente che è intervenuta e la gente che partecipa domani e che colorerà le strade con questa straordinaria competizione, non competitiva, insomma, manifestazione non competitiva, ci permette di gioire ancora in uno degli sport sempre più belli e più affascinanti. Ecco, tu hai parlato dei colori del ciclismo che domani attraverseranno le strade bianche della Val d'Orcia, ma ricordiamo che tu hai invaso con i tuoi colori questa manifestazione da qualche giorno fino a domani, giorno della conclusione. Allora, io vorrei presentare ai nostri telespettatori dei volti conosciutissimi. Intanto Franco Bitossi, che è stato applauditissimo. Franco è ricordato per questa sconfitta, però io ci rimasi malissimo, ero un tuo tifoso, però dobbiamo dire, come Dorando Petri, vero, questa è Sgarbossa che ha presentato, ovviamente i tifosi di ciclismo se lo ricorderanno bene, ha condotto la serata. Spesso queste grandi ingiuste sconfitte si tramandano nella fama per sempre, perché Dorando Petri cadde come te, perse l'Olimpiade a pochi centimetri dal traguardo, però il suo nome è rimasto nella storia, quello del vincitore nessuno più lo ricorda. Lo so che è una consolazione magra, però questo ti ha fatto rimanere la storia del ciclismo. Sì, questo ormai è un dolore passato, quindi non lo ricordo più, però è chiaro che è dimostrato che certe sconfitte come la mia, quella ingiuste, diciamo, perché tu l'avevi dominata, non tanto ingiuste, insomma, che uno magari meritava e poi invece venne fuori una sconfitta, e vengono ricordate forse più facilmente che una grande vittoria. Ecco. Stasera però tu sei stato premiato perché hai avuto, oltre le 150 vittorie, il merito di aver selezionato nella nazionale per le Olimpiadi di Los Angeles Marcello Bartalini, che poi è diventato un pittore, e lui si è sdebitato con te regalandoti una sua imponente opera d'arte. Sì, Marcello, quando ha vinto le Olimpiadi, faceva parte di una società che io facevo il direttore sportivo, e quindi ha dato una bella soddisfazione a tutto il gruppo che seguiva questa società. E Marcello poi lo conosco da ragazzo e l'ho ringraziato perché ha voluto darmi un segno della sua riconoscenza offrendomi questa bellissima opera. Grazie a Franco Bitossi. Sgarbossa, eri euforico stasera perché vedere tanti tuoi colleghi, tanti amici, tanti campioni, poterli presentare al pubblico,
e poi diciamo l'eroica ha anche questa finalità di riaggregare dei campioni, qualcuno non si vedeva da 20, 15, 30 anni. Questo sì, è anche il bello dell'eroica. Sì, direi che una grande organizzazione, domani ci sarà una grande corsa, ma soprattutto una grande promozione del territorio. Il ciclismo in questi ultimi 20 anni c'è stato un boom da quando si è avvicinato al ciclismo le persone benestanti. Il ciclismo fa bene alla salute, allunga la vita a quindi tutti. Siamo passati dal ciclismo dei poveri, spesso si faceva anche per fuggire dalla miseria. Bravo, è proprio così, dal ciclismo dei poveri al ciclismo dei benestanti. Sono coloro che stanno dando il maggiore impulso al movimento ciclistico. Allora, altri personaggi, abbiamo qui Gianni Volpi, che è ritornato nella sua terra d'origine. Il suo babbo Primo Volpi è stato un corridore importante, poteva essere importantissimo se non avesse avuto ai suoi tempi due rivali che si chiamavano Bartali e Coppi. Ma che dire, io dico solamente questo, erano altri tempi, però c'era una grande, anche se erano rivali, ma erano tanti amici, e quando correvano li garbava a vincere. Mio babbo ha avuto la fortuna di vincere 42 volte. Ecco, facciamolo vedere, è uscito questo libro per le edizioni Don Chisciotte. Sì, praticamente è stato scritto qua dai grandi sportivi qua della Val d'Orcia, da un professore, Vares Agnelli, Giordano Scioli, veramente hanno messo tutto della vita che ha scritto. Più che altro, non solo le vittorie, è stato, diciamo, la gente che ha parlato di lui. La stima che ha avuto. Noi, venendo a Buon Convento, ti abbiamo incontrato alla mostra di Marcello. Marcello ha una marcia in più. Io sono stato il suo direttore sportivo nell'84 quando vinse le Olimpiadi, sicché so quello che egli è. Lui è un ragazzo estroso e quando ha quelle sue idee dentro di sé è come quando andava in bicicletta, le deve portare in fondo e deve vincere. Un altro premiato, Vilmo Francioni, anche lui è definito il campione irascibile, perché anche lui stasera ha ricordato un'amarissima sconfitta. Tu volevi vincere una Sanremo, c'eri quasi riuscito, eri in forma smagliante, è sfuggita per un soffio. È sfuggita, ma non ci pensiamo più, perché sennò si resta male. Io sono stato contento perché dopo ho vinto altre tappe al Giro d'Italia, e ho fatto grandi cose, dopo ho partecipato diverse volte a mondiali e mi resto soddisfatto della carriera che ho fatto. Tu sei di Empoli come Marcello, era più bravo come ciclista o come pittore? Stasera tu tornerai a casa con uno di questi meravigliosi quadri. Ma era bravo come ciclista, fino a dilettanti ha vinto le Olimpiadi. E dopo come pittore sono convinto ora vale qualche cosa. Grazie Vilmo. Allora Marco Giovannetti da Lucca, vincitore di una Vuelta, la vedete ancora la foto con la maglia di vincitore, e poi campione italiano dei professionisti e soprattutto compagno di squadra di Marcello Bartalini alle Olimpiadi di Los Angeles nella 4x100. Aggiungerei soprattutto, con un grande onore posso dire, grande amico di Marcello Bartalini, perché oltre che essere stato un buonissimo corridore, ciclista, avendo vinto le Olimpiadi insieme con me, è un grande in tutti i sensi. Lo sta dimostrando anche di essere un grande artista con le sue opere. Io sono onorato di essere suo amico, sono onorato che mi ha regalato una opera. Questo grande quadro di Marcello lo appenderai nel tuo albergo di Altopascio? Sicuramente sì. Senti, nei suoi quadri c'è tutta la sua personalità, questi colori, questa forza, questa vigoria, questa allegria, questa serenità. Credo vi abbia aiutato anche a vincere questo carattere di Marcello. Sì, io ho ricordato prima che noi abbiamo fatto una grandissima preparazione, molto dura, molto difficile, 40 giorni sempre a allenarsi insieme tutti e cinque, perché poi c'era anche Beppe Manenti che poi ha fatto la riserva. E col suo carattere, con la sua estrosità ci ha fatto veramente divertire, ci ha fatto passare dei momenti che altrimenti sarebbero stati durissimi, forse anche difficilmente passabili. E lui è riuscito a creare un'atmosfera veramente gioiosa nella nostra squadra, e questo ha garantito anche sicuramente un aumento della nostra possibilità di vittoria. Bene, grazie. Roberto Poggiali, altro grande corridore degli anni 60,
che hanno definito 70 un regime anche 70, ma insomma gli anni 60 erano sì, quelli ruggenti, diciamo. Sì, sì. Verrà premiato in Palazzo Vecchio con il premio Filo d'Argento il 12 giugno, mi pare, nel Salone 500 alle 15.30, qui verrà, potrà assistere alla cerimonia insieme a 9 altri grandi italiani. Prima di lui questo premio è stato ricevuto da Gino Bartali, da Fiorenzo Magni e da Alfredo Martini. Mi sento lusingato, è onorato, sì. Grazie, grazie. Qua è stata una bellissima festa, complimenti a chi l'ha organizzata, complimenti a tutto Buon Convento per tutta la manifestazione, complimenti a Marcello Bartalini che ha premiato 3 bravi corridori della mia epoca. E uno ha voluto che fossi tu a premiarlo, Bitossi ha voluto che ricevesse da te. Sì, io ho avuto il piacere anche di averlo già da Marcello Bartalini in occasione della presentazione della Opla Firenze Petroli e nel Salone del 500 a Firenze un mese e mezzo fa. E niente, complimenti a tutti perché è una festa riuscitissima, 3 giorni di grande spettacolo di ciclismo, oggi c'è stata una manifestazione di bambini, mi hanno detto erano circa 400 e ce ne vorrebbero tante di giornate come queste per far bene al ciclismo, soprattutto al ciclismo minorile che è il futuro di quello che sarà il ciclismo poi un giorno professionistico. Intanto godiamoci questa e poi per fare meglio c'è sempre tempo. Certo. Ovviamente c'erano tanti altri campioni del ciclismo a cena stasera qui a Buon Convento e non tutti li possiamo ovviamente intervistare per motivi di spazio, perché ora dobbiamo passare la linea alla regia perché nel pomeriggio molti campioni man mano che arrivavano a Buon Convento si sono recati a visitare la mostra nella sala del municipio, abbiamo anche delle interviste, le ha raccolte lo stesso Marcello Bartalini, magari anticipiamo i nomi delle campionesse che tu hai intervistato. Ma è stata una grande festa anche perché in una manifestazione erano presenti 3 campionesse del mondo come la Pucci's Cake, poi la Mara Mosole e Alessandra Cappellotto. Poi abbiamo visto partecipare al circuito degli assi Eric Van der Arden e anche Andrea Tafi, quindi, e tanti altri, c'era Cavalcanti, Conti, Mugnaini e tanti altri, insomma è stata veramente una grande giornata. Sono onorato di avere qui accanto a me 2 campionesse del mondo, 2 momenti, 2 epoche diverse, qui alla mia destra. Edita Pucinskaite, ho vinto i mondiali nel 99, attualmente sono team manager dell'Impa Bianca, squadra professionistica femminile. E gli faccio i complimenti perché avete già vinto una bellissima gara la scorsa settimana. Sì, abbiamo rotto il ghiaccio, abbiamo vinto e quindi speriamo che insomma stagione da ora in poi sarà una stagione che butta. Sarà sicuramente una bella stagione perché tra l'altro il direttore sportivo di questa squadra, insomma sono 3 direttori sportivi, ma Giuseppe Lanzoni insomma ci sa fare, sono sicuro che farà. Sì, e soprattutto alla nostra presentazione c'era un certo campione del mondo e artista come Marcello Bartalini che ci porta fortuna. Grazie tante. Infatti quando è stata presentata l'Impa degli Innocenti, un carissimo amico tra l'altro nel nostro territorio dell'Impolese, sono stato invitato, ho donato 2 opere al titolare dell'Impa e anche una al Giuseppe Lanzoni. E qui alla mia sinistra un'altra campionessa del mondo. Alessandra Cappellotto, campionessa del mondo 97 a San Sebastian. Che soddisfazione. E questa ragazza, perché è sempre ancora una bellissima ragazza, ci ha rappresentato nel mondo per tantissimi anni vincendo tappe importanti non solo al Giro d'Italia ma anche al Tour de France. E poi era anche una grandissima cronoma, insomma una vera campionessa. Io voglio sapere a caldo le loro opinioni su queste opere che sono state esposte in esclusiva qui all'Eroica Primavera. È un evento oggi perché ho tanti amici che mi sono venuti a trovare. Secondo voi cosa c'è di bello qui in questa mostra? Ma di bello c'è la creatività e a me stupisce sempre e sono sempre invidiosa di qualcuno, infatti prima te l'ho scritto nella dedica, perché vedere che qualcuno riesce a creare qualcosa di così bello, particolare, e poi a me piacciono i colori, con così tanto colore io rimango sempre affascinata e un pizzico di invidia c'è sempre perché io non ci riuscirei mai. C'è un'opera che mi ha particolarmente colpita e che poi vorrei mostrarvi, e tra tutte le emozioni è quella che mi ha dato più emozione, però ve la mostro più tardi, intanto voglio sentire cosa pensa Edita della mostra e delle opere.
Insomma, sono belle affermazioni che mi rendono veramente onore, sono lusingato di questo. Allora, e tu cosa ne pensi? Allora, io più che invidia c'è ammirazione, c'è tantissima ammirazione perché è un grande campione che ha fatto ha dedicato, diciamo, una parte della sua vita in questo mondo che ci appartiene a tutti, quindi condividiamo i valori di questo mondo, poi è riuscito a realizzarsi in un mondo completamente diverso, ma non neanche del tutto, perché ci sono tantissime somiglianze, secondo me, tra l'arte e il ciclismo, perché anche il ciclismo in qualche modo è l'arte e creare. E quindi ammirazione per questa realizzazione e per questa fantasia. Ecco, un'altra cosa che accomuna, secondo me, ciclismo e queste bellissime opere che danno tanta carica, quindi fantasia. Complimenti veramente. E siamo ormai alla scelta finale, infatti le due campionesse del mondo hanno scelto nell'ambito della mostra due opere che di più gli assomigliano, che di più gli piacciono. Allora Edita, tu cosa ne pensi di questa opera che tu hai scelto? E davanti a una rappresentazione di personaggi importanti come l'Impa, dove tu sei team manager, e della Macolive. E qui abbiamo qui presente rappresentanti Mauro Sei e anche Marco Luchi. Sì, allora io sono onorata di essere qui insieme ai miei maschietti e siamo insieme a un bel team. Allora, perché ho scelto questo quadro, questo bellissimo quadro? Perché a volte emozioni, i quadri colpiscono e basta, non c'è un motivo, c'è il primo impatto, come la persona, no? Incontri una persona e ti colpisce, e a volte non c'è un motivo preciso. Così anche i quadri per me, personalmente. L'ho scelto perché credo che anche in questo momento sento la primavera dentro, in questo momento c'è l'eroica primavera, e questo quadro trasmette questo, no? I colori della primavera, i fiori e il mondo che fiorisce. Ecco, questo, diciamo, mi piace veramente tanto. Complimenti. Beh, io, un giudizio mio è quello che in questo momento al mondo sta mancando del colore, e Marcello in questi quadri lo sta dimostrando, perché sta dando un colore che al mondo manca, e pertanto credo che Marcello abbia preso una strada giusta. E la speranza è quella che il mondo veramente si colori, perché ci vuole, è molto grigio in questo momento. E adesso, dopo l'affermazione sull'opera precedente scelta da Edita, ci sarà anche una valutazione sulla migliore opera secondo le esigenze, secondo i gusti di Alessandra Cappellotto, su una delle opere esposte nell'ambito della mostra qui all'Eroica Primavera. Poi faremo parlare Gianni Volpi, che insieme a Franco Bitossi e a Ricciarini sono stati anche i miei direttori sportivi nel 1984, quando abbiamo vinto l'Olimpiade a Los Angeles. E poi c'è un rappresentante del ciclismo italiano, che tutti lo ricorderanno, Roberto Poggiali. E poi due parole di Claudio Lastrucci, rappresentante dell'Opla Petroli, come sponsor ufficiale di questa squadra Under 23. Allora, abbiamo parlato con Edita prima, avete saputo qual è l'opera che lei ha scelto, adesso tocca Alessandra Cappellotto. Ma l'opera che mi ha colpito di più è appunto questa, Dietro di noi, perché prima di tutto per le dimensioni, perché è veramente grande. Poi per i colori, che sono intensi, per il colore, che è il rosso, e poi per cosa è raffigurato, perché è qualcosa che si può forse immaginare, qualcosa che ci viene incontro, c'è qualcosa che rientra, e c'è qualcosa di molto, quindi, sensuale, qualcosa che si muove. E io dicevo a Marcello, a me sembrano qualcosa veramente di erotico, sembrano dei capezzoli. E lui mi ha detto sì, lo sono. E per questo mi ha colpito, perché c'è, secondo me, la vita dentro. Allora, a questo punto facciamo parlare Gianni Volpi, che tra l'altro, proprio nell'ambito della scena di questa sera all'Eroica Primavera, sarà colui che donerà un libro del suo papà. Il suo papà è stato un grande campione negli anni più grandi del ciclismo italiano eroico,
quello di Bartle e Coppi. Primo Volpi, che era il padre di Gianni Volpi, e sui libri di storia è stato scritto un libro. Purtroppo, come tanti campioni del passato, come Gastone Nencini e anche Magni, sono stati oscurati dalla grandezza di Bartle e Coppi. Quindi l'abbiamo qua e sentiamo anche da lui, da parte sua, due parole su questa mostra. Ma parole della mostra di Marcello, per me che sono stato il suo direttore sportivo, mi trovo di fronte a una grande, a un'altra grande persona. Lui è un ragazzo, come l'ho conosciuto corridore, estroso, ha ritrovato in se stesso nella pittura, in questi colori multicolori affascinanti che danno un risalto al suo impeto, alla sua personalità. Questo è quello che intendo di Marcello Bartalini. E ci ha preso da morire, veramente ci ha preso tanto. Adesso facciamo parlare Roberto Poggiali. Roberto Poggiali è una persona straordinaria, non perché qua è amico di tanti sportivi da tanti anni, è stato campione, ha fatto vincere campioni, è stato colui che ci ha rappresentato per tanti anni anche ai mondiali di ciclismo, ha fatto per tanti anni il gregario, ma lo ricordiamo come vincitore di corse straordinarie del ciclismo italiano e mondiale. E a lui gli va riconosciuto il merito, non lo dice, ma di essere uno che aiuta anche gli altri. E non ce ne sono tante persone che hanno un cuore così grande. Sono onoratissimo di averlo qui insieme alla Strucci, a Gianni Volpi e a tanti amici che oggi sono venuti a trovarmi. Grazie Marcello, ma io sono onorato di aver ricevuto un premio da Marcello Bartalini, un suo quadro che io tengo in casa, e quelle persone che sono venute in questi ultimi tempi sono rimaste colpite proprio dall'artista. Marcello Bartalini era un artista quando correva in bicicletta e lo è tuttora. Prima mi sono permesso di dirgli, questi ce ne sono molti che mi piacciono, sono di buon gusto secondo la mia ignoranza anche in materia, però là in un'altra stanza ce ne sono altrettanti che come colori mi piacciono molto anche quelli. Io lo ringrazio del premio che ha avuto la cortesia di donarmi, e in un ambiente poi, durante la presentazione della squadra dell'Opla Firenze Petroli Under 23, in Palazzo Vecchio, nel Salone dei 500, e quel premio è stato ancora più valorizzato nell'ambiente che tutti sanno quanto vale. Grazie Marcello. Infatti l'Opla Petroli non è che fanno le cose a caso. Io mi ricorderò a vita di quella presentazione che fu organizzata da Claudio Lastrucci e staff nel Salone dei 500 a Firenze, quando tu alzavi gli occhi al cielo e vedevi quella bellezza straordinaria di dipinti, di affreschi che vengono a visitare da tutte le parti del mondo. Credo che sia stata una cosa a dir poco strepitosa. Quel giorno ho avuto l'onore di donare una mia opera, infatti, a Roberto Poggiali, e non a caso a Claudio Lastrucci, presidente dell'Opla Petroli, una delle squadre più importanti del nostro ciclismo italiano Under 23. Portarsi fortuna anche, perché da quel giorno lì poi ha cominciato a vincere. Bravo! Sì. Che dire, io Marcello l'ammiravo quando era atleta e col culmine della vittoria olimpica. Ci eravamo un po' persi di vista poi, no? Poi il destino ha voluto che proprio un paio di giorni prima della presentazione della mia squadra mi ha telefonato per salutarmi, e l'ho invitato alla mia presentazione, e là è venuto fuori Marcello Bartalini con questo regalo, questo quadro che io ho in azienda appeso, e da lì ho visto questi grandi colori che riportano all'iride, no? Ai colori dell'iride. E alla sua grande, come ha detto la cappellotto, alla sua grande verve, alla sua grande forza che ha interiormente in questi colori, in questa estroflessione delle nuove opere che sono qui dietro di noi, io gli faccio tanti auguri, perché vuol dire che la vivacità e la vitalità di Marcello continuano in modo enorme. Grazie. Bravo. Grazie dell'applauso, devo ringraziare di nuovo tutti voi. Voglio fare anche un applauso veramente a delle persone che sono collezionisti, amici miei che vengono da lontano, che sono stati i primi a credere in me. Li cito per nome, sono Pina e Ambrogio, che sono qui presenti,
sono persone fenomenali. Ieri non stavo molto bene, addirittura sono andato in farmacia a prendermi i medicinali, perché se no magari oggi non potevo essere qui. Vi ringrazio, siete persone favolose, grazie. È stato facile organizzare una manifestazione perché il Paese di Buonconvento, nell'insieme con tutti i volontari che anche in questo momento stanno lavorando perché riesca bene domani l'Eroica, è stato tutto abbastanza facile. Quindi l'apporto di Eroica, che ormai è una garanzia in tutto il mondo, e un grande paese con il suo volontariato che ha così dato un supporto, è stato facile. Grazie a tutti. Presto arrivano i corridori che verranno premiati sul palco, ma vorrei anche segnalare la presenza di Pasquale Morini, Marcone Arredamenti, presidente del comitato di tappa della prossima tappa che arriverà ad Arezzo, un grande mecenate del ciclismo, un grandissimo appassionato. Cito anche la presenza di Enzo Ricciarini, grandissimo appassionato anche lui, ogni anno c'è la sua festa dove partecipano tutti i ciclisti italiani, partono da Varese, da Bergamo, da Roma, da Reggio Calabria per essere presenti a questo pranzo annuale. E poi proseguo ancora con Pilade Nofri, assessore allo sport del comune
di Arezzo e segnalo la presenza del mio collega Pier Giorgio Severini di Rai Sport, che domani chiaramente ci sarà poi un servizio speciale nella rubrica Radio Corsa del prossimo giovedì. Quindi prego, chi sono i premiati della serata? Io qui c'ho la lista, scegli te. Allora, intanto vorrei che le premiazioni fossero fatte da Paola Santini, perché per il primo circuito degli assi ha preparato per noi 3 maglie, dove la consegneremo alla prima donna che ha tagliato il traguardo, al primo uomo, e una tutte autografate, e una invece la consegnerà all'organizzazione di Eroica. Quindi partiamo con la premiazione delle donne. Allora, la prima donna che ha tagliato il traguardo, se non erro, è Mara Mosolo. Mara, che soddisfazione battere tutti i grandi campioni del ciclismo maschile, ma sei veramente in grandissima forma. Quante volte a settimana vai in bicicletta? No, lo faccio nel periodo estivo per mantenere la linea per la prova costume. L'attacco sul tubo della bici che si asciuga meglio, no scherzo. È velocista, quindi la testa dice stai là, stai là. Mi è andata bene. Domani partecipi all'Eroica, la gara più importante. Quale percorso hai scelto? Ero partita con i 100, però il tempo mi ha messo un po' in difficoltà. Parto, dopo decidiamo. Insieme ad Alessandra Cappellotto ed Elida Punciscai, quindi un tris d'assi. Prego, gli altri premiati? Prego. Lei che Mara indossa la maglia. Campioni di ciclismo maschile e femminile sul palco, quindi cominciando con Alessandra Cappellotto, Elida Punciscaide, Franco Bidossi, Marcello Mugnaini, Simone Fraccaro, Roberto Conti, Robertino Poggiali, Emilio Casalini, Andrea Ferrigato, Marco Giovannetti, Marcello Bartalini, Vilmo Francioni. Amico Franco Bidossi, che sono stato oltre un collega gli anni in cui siamo stati protagonisti insieme, anche un grandissimo tifoso, qualche tuo aneddoto della tua carriera, Franco. Beh, che devo dire, uno doloroso l'hai già detto tu, questo secondo posto ai mondiali. Poi
poi ho ottenuto fortunatamente abbastanza vittorie, grandi successi, ma io mi ricordo come corridore, dopo un inizio non troppo bello della mia carriera professionistica, mi ricordo la vittoria che ho fatto al Giro d'Italia nel 64, la terza tappa del Giro a San Pellegrino Terme, perché venivo da due anni non troppo belli, e tornare alla vittoria dopo aver vinto tanto da dilettante lì al Giro d'Italia mi ha ridato quella fiducia in me stesso e da poter continuare poi quello che è venuto poi in seguito. Quindi per me San Pellegrino è stato un punto importante per la mia carriera. Grazie. Un grande ringraziamento a Franco Bidossi, cuore matto, per le grandi emozioni che ci ha fatto vivere. Franco Rossi è qui vicino a me, mi è sfuggito, quindi questi premi dove sono per i grandi campioni? Vedo che lì c'è uno scatolone, glieli consegni dopo oppure... No, dobbiamo fare intossare la maglia dell'eroica all'uomo, il ciclista maschile che si è aggiudicato la prova. Chi è questo ciclista maschile? Guarda che sono arrivato anch'io col gruppetto dei primi, però non sono arrivato secondo, quindi no, sono preparato, quindi scegli te il corridore da premiare. Il corridore da premiare io vorrei un toscano, che è Roberto Poggiali. Gianni Volpi, figlio di Primo Volpi, per una premiazione. E siamo alla conclusione, sono stato velocissimo perché sono un po' tutti stanchi, gli atleti che hanno partecipato a questa kermesse questa mattina alle 11:30. Quindi Gianni Volpi, so che vuoi presentare un libro, se ci puoi dire di che cosa si tratta. No, prima di tutto un saluto a tutti i partecipanti, e poi questa è un'eroica, voglio consegnare un libro a Giovannetti Marco, Franco Bidossi e il mio amico Vilmo Frangioni, perché se lo meritano. Oltre a essere amico con loro, gli consegno il libro di mio padre, che mio padre ha corso negli anni 39 fino al 57 professionista e ha vinto 42 gare a tempi di Bartali e Coppi, e l'eroica la state facendo voi, che l'ha fatta lui su queste strade. Un saluto a tutti. Grazie, segnalo in sala Livio Iacovella, comunicazioni, veramente un grandissimo professionista, tutte le sere siamo riempiti via computer dai suoi comunicati, grazie per il tuo impegno. Livio, ero aggiornatissimo perché ho stampato le pagine, 3 pagine per volta tutte le sere, grazie Livio. Siamo alla conclusione, Franco, sono stato velocissimo, quindi... Grazie a tutti di questa stupenda serata, l'appuntamento a domani mattina. Vuoi concludere te, Franco? Allora,
Marcello Bartalini deve fare una premiazione, prego Marcello. Abbiamo portato tre premi, ma si dovrebbero consegnare a tutti quelli che sono qui sul palco e anche altre persone che sono tra il pubblico dei premi, un'opera, perché hanno fatto qualcosa di importante nel ciclismo. Questa è dedicata al mio direttore sportivo quando ho vinto le Olimpiadi, Franco Bitossi. Ricciarini, ti alzi per cortesia, almeno perché voglio che la gente ti veda. Un applauso. E Gianni Volpi, erano tre direttori sportivi in quell'anno. Allora, Poggiali, se puoi consegnare insieme a Fraccaro quest'opera al grande campione Franco Bitossi. E lì, adesso domandiamo a Franco Bitossi quante volte nel 1972 ha rimpianto quegli ultimi metri, che ancora la notte non ci dorme, che gli rimane qui sul gozzo quella vittoria, eh? Mancata, che beffa. Ma io ho sofferto con Francioni, eravamo in camera insieme e avevamo deciso dopo la gara di dormire un po' e la mattina partire presto, perché ci aspettava anche un circuito lì vicino a Firenze, a Badia Settimo. Però dopo essere andato a letto dopo mezz'ora così, 40 minuti, il sonno non veniva, e allora ho chiamato anche il massaggiatore che era di Genova, ho detto: ragazzi, è inutile stare qui a guardare le stelle, meglio andare via a quest'ora, viaggiare di notte, così arriviamo prima la mattina a casa. E quindi voglio dire, non riuscivo a dormire, ci sono rimasto male per una settimana buona, poi tutto passa, è passata anche la sconfitta, che ora quando vedo l'arrivo, che lo fanno vedere spesso, mi viene proprio da ridere, perché vedermi in quelle condizioni, non andavo avanti, andavo con le spalle, con i gomiti, ma no, la velocità era troppo bassa e gli altri mi sono arrivati addosso. Quante corse hai vinto, Franco Bitossi? Quante corse hai vinto? Beh, da professionista ne ho vinti 150. Campionati italiani? No, ho vinto tre campionati italiani su strada. Poi ho vinto due campionati di ciclocross e poi ho vinto un campionato anche di bocce. Questa è un'opera che gli dedico volentieri, perché ha girato diversi musei e questo è un regalo che tutti noi gli facciamo, ed è poco per quello che lui ci ha fatto, ci ha dato, che ci ha fatto emozionare, piangere, sorridere e tante volte soffrire. Grazie Franco. Noi. No, volevo ringraziare Marcello, perché l'ho conosciuto da quando era giovane. Tra l'altro io ho lavorato in fabbrica con suo Fabbo, quindi voglio dire, era uno di vicino di casa e mi chiedeva già consigli quando ha cominciato a gareggiare. Poi l'ho avuto in quel periodo lì che lui ha vinto anche le Olimpiadi. Era un artista quando correva, è rimasto un artista anche dopo. Quindi Marcello è veramente un tipo eccentrico e lo ringrazio di cuore e gli auguro, con la sua, tutta la sua creatività, davvero, è vero, riesca a ottenere quei successi che anche il ciclismo, negli autoriti del ciclismo, che potevano magari essere più numerosi, però gli artisti non si possono guidare dal di fuori, sono estrosi, e Marcello ha tutta questo estro dentro di sé, questa grande capacità di creare cose nuove di noi, tutti, sempre un giorno dopo l'altro. Grazie Marcello. Ultima cosa, per la nuova generazione di giovani che non sanno perché veniva chiamato cuore matto Franco Bitossi, lo vogliamo spiegare?
Ormai lo sa, sì, per chi non lo sa, no, a me mi succedeva in gara, ma quasi sempre nei momenti cruciali, quando magari eravamo per iniziare la salita decisiva dove si poteva decidere la corsa, mi veniva un attacco, diciamo, un'estrasistole, e essendo sotto sforzo questa estrasistole si trasmetteva, andava in tachicardia parossistica, cioè a dire mi venivano... andavo a 220 battiti del mio cuore, è stato calcolato proprio da un medico in corsa, e quindi non, praticamente la circolazione del sangue non era più regolare, quindi andavo in affanno, mi gonfiavano le gambe, respiravo male, e quindi mi staccavo praticamente, e questo che cosa mi creava? Le prime volte mi ritiravo, poi invece capivo che dopo poco ritornavo ai battiti normali. Invece di fermarmi, di ritirarmi, mi fermavo subito, stavo 30-40 secondi fermo, cercando di fare movimenti, applicare delle cose che mi avevano segnato i medici, stringere sulle pupille o qui sotto la gola, per poter far ritornare i battiti normali, e quindi ripartivo e riprendevo tante volte i primi se c'era battaglia, però queste soste più di una in queste gare di un giorno mi creavano dei problemi, che poi quando arrivavo, anche se riprendevo i primi, avevo fatto uno sforzo supplementare e rischiavo di non vincere la corsa. Questo però dopo, fortunatamente a 28 anni, queste crisi in corsa non mi sono venute più, e quindi mi venivano nei momenti normali della giornata, ma non in corsa. Allora da quel momento lì, nelle gare di un giorno, ho cominciato a vincere gare più numerose, insomma, invece di vincere una o due gare l'anno ne vincevo anche 10-15 poi all'anno. Questo succedeva solo nelle gare di un giorno, e per questo mi chiamavano cuore matto, perché il mio cuore mi dava questo fastidio, insomma. Poi sono stato bene, e invece ultimamente è un po' di tempo che sono sotto cura, perché le palpitazioni hanno ricominciato di nuovo a farsi sentire. No, questo forse sono gli sforzi che ho fatto con il ciclismo, oppure gli anni con gli anni, logicamente. Non sono 76. Quando si arriva a settembre. Grazie a tutti, vi auguro tante buone cose. Sì, Roberto, va bene. Lui lo sa già che ero da dirgli. Ho fatto 20 anni io, 3 da dilettante e 17 da professionista con Franco. Non vi dico a tanti di noi che siamo sul palco e che ora non ci sono, quante volte ce l'ha fatta venire lui a noi le estrasistole. No, Roberto scherza, ma lo sa che è vero. Io non, perché molti dicono, ma tu lo facevi apposta. Non riesco a capire come un corridore nel momento cruciale della gara dove c'è battaglia si debba fermare per crearsi un mito di qualche cosa. Era proprio, io soffrivo di questo problema e me lo sono portato dietro per tanti anni. Comunque di nuovo vi saluto tutti, un augurio a Marcello, che la sua carriera di artista continui nel migliore dei modi. Però scusami Sgarbozza, chi consegna il premio, questi sono stati due fuori classe lo stesso, Roberto Poggiali, grande vincitore, grande gregario, azzurro ai mondiali per tanti anni, ha servito la nostra nazionale, e Simone Fraccaro, gente che ci ha fatto sognare, che ci ha fatto galvanizzare, veramente sono stati due grandi campioni, vero? E quindi alziamo quest'opera pesantissima dedicata a Franco Bitossi con tutto il cuore vi dedichiamo questa bellissima opera, che si ricordi di questo giorno bellissimo, di questa bella gente. La festa e il trionfo dell'Eroica Primavera è tutta vostra. Grazie Franco, la mettiamo a posto, e Volpi te la porterà anche a casa. Franco, c'è anche un altro premio, tienimi questo. Allora, questo è il libro che ha preparato il Museo Lucca per i clienti e coloro che hanno comprato il biglietto. Questa è un'opera di un artista, fotografo di Buonconvento, in via Roma, un artista straordinario, fotografo, Diego Poggialini. Ti dedico questa, è un pensiero, questa è anche opera di Roberto Poggialini.
chiamiamo qui un grande campione che ha vinto tappe al Giro d'Italia, maglie, ha indossato maglie importanti, ci ha rappresentato anche lui ai campionati del mondo. Ero un bambino, avevo 14 anni e mi faceva piangere quando lo vedevo in televisione. Venga qua Vilmo Francioni, chiamato l'irascibile da quando? Chiamato l'irascibile da quando? Lui che era sempre tranquillo, calmo, da quando? Ce lo facciamo raccontare da lui. Si trovò in un gran finale ad una Milano-Sanremo con un campione che si chiamava, udite udite, Roger De Vlaeminck, che ha vinto 7 Milano-Sanremo. In quella Sanremo ti fece arrabbiare. Come mai ti arrabbiasti tanto? Mi arrabbiai perché era programmato, dovevo vincere la Sanremo, ero preparatissimo, ero convintissimo di poter fare un grandissimo risultato, perché mi ero preparato al massimo, sapevo la mia condizione, che l'anno prima avevo vinto 2 tappe al Giro d'Italia, sapevo la mia condizione era al massimo. Però sul poggio ho attaccato in cima, ho scollinato la prima curva, ero solo, ho fatto la seconda curva, mi sono girato e ho visto Roger. Quando ho visto Roger ho detto ai, si arriva a secondi, era troppo veloce. E allora mi è convenuto, io correvo la GBC, era il primo anno e mi conveniva anche, potevo anche vincere, non si sa mai, però a quel punto lì ho tirato per, almeno al secondo arrivavo, perché se il gruppo era a 100 metri, se rientrava c'era Van Linde e poteva vincere lui. Allora a quel punto lì ho detto almeno secondo arrivo. So che poi dopo di me è arrivato Gimondi terzo, è stato un bell'ordine d'arrivo. Allora intanto chiamiamo Giancarlo Brocci e Franco Rossi a consegnare l'opera. Chi è che ci porta la seconda opera? Sì, è uguale, tanto sono tutte e due, costano un euro l'una, valgono un euro l'una. E poi consegniamo anche... Questo è il libro del Museo Lucca, è una brochure. Questo è ancora un regalo dell'artista, il fotografo di Buonconvento, Diego Poggialini. Giancarlo c'è? Giancarlo? Giancarlo Brocci. Ah, ecco che arriva. Un applauso a Giancarlo. Perché se siamo tutti qua stasera, molti meriti sono grazie a lui. Allora, Giancarlo, ci vuoi raccontare cosa ti ricordi del ciclismo di Francioni, Bitossi, Gimondi? Ma io purtroppo mi ricordo tante cose, perché il ciclismo che ho seguito, che ho letto, quando sono andato a Eroica Limburg ho trovato testimonial Jan Janssen. A Janssen io ho dovuto dire la prima grande delusione sportiva. Me l'ha detto Jan Janssen, campionato del mondo 1964, arrivano in fondo Adorni, che era il mio idolo allora, il mio primo tifo ciclistico, perché io nel frattempo sono diventato nonno, che arriva in volata con Poulidor, che chiaramente era un perdente per tutti, e con Janssen, sì che era un giovane promettente, ma insomma il favorito era Vittorio Adorni in quel caso. Vince Janssen, ecco, questo io sono stato molto abituato a fare il tifo per quelli che perdevano, però ecco, in quel ciclismo io mi ricordo benissimo il 72 di Franco Bitossi, figurarsi, ma ricordiamoci che stiamo parlando di uno dei più grossi vincenti italiani, perché Franco Bitossi è questo, viene rammentato per Gap, ma Franco Bitossi io l'ho visto memorabilmente vincere dal vivo, per esempio a Macerata, una volta che da ragazzo si andò con un furgoncino a portare gli strumenti a sistemare
per andare a vedere il Giro d'Italia, vinse Franco Bitossi. Franco Bitossi vinceva spesso Vilmo Francioni. Io di quel ciclismo lì ricordo soprattutto i tappini, perché noi si giocava con i tappi, i Giri d'Italia fatti con i tappi a corona delle bibite. Ecco, tutti i miei idoli erano quelli dei tappini e c'erano tutti loro. Grazie. Allora, questa è l'opera che viene donata da me a Vilmo Francioni come riconoscimento, e questa è un dono da parte di noi tutti, non è solo un dono mio, perché se sono stato invitato qui è perché ho degli amici che mi vogliono bene, vero Franco e Giancarlo? Ti voglio ringraziare, Marcello, perché è una vita che ci si conosce. So che sei un artista e ti auguro tanta fortuna di fare questi quadri, perché te lo meriti. Grazie, Marcello. Grazie tante. Chi è che lo può prendere questo quadro, per cortesia? E ora il gran finale. Quest'uomo che adesso arriva sul palco, lui ha vinto l'Olimpiadi ma non tirava un metro, se c'ero io, Marco Giovannetti. Non tirava un metro. Eccolo lì, lui è stato più bravo di me, perché da professionista nell'Albo d'Oro del Giro di Spagna negli ultimi anni solo Aru ha vinto dopo Giovannetti, sono stati pochissimi, anche Nibali, però l'ultimo è stato Aru, sono stati pochissimi quelli che sono riusciti a vincere il Giro di Spagna, che per importanza purtroppo secondo la stampa è anche più importante del Giro d'Italia. Comunque, campione italiano dei professionisti, tappa al Giro d'Italia grandissima, Pian del Re, mi ricorda ancora quel tappone in salita, bellissima corsa, e tante altre gare insieme, e poi noi abbiamo realizzato un sogno, quello di aver vinto l'oro olimpico. Io gli do un bacio davanti a tutti, portiamo l'opera. Chiedo Roberto Conti e Andrea Ferrigato qui sul palco a porgere l'opera a questo grande uomo. Roberto Conti, eccolo. Ora, non per qualcosa, ma tu che sei stato, Sgarbozza, questo c'è la tappa all'Alpe d'Huez, il Giro di Francia, è un grandissimo scalatore, un grande campione. Come il giocatore che gioca a centrocampo e poi fa anche gol, insomma. Dai, sì, va bene così. Dici, raccontaci qualcosa di Pantani, dato che sei stato per tanti anni gregario di Pantani, qualcosa di bello che ti ricorda di più di lui. Facci sognare, dai. Ma è una cosa bella, ce ne sono tante, però posso dire il 97, il primo Tour de France che ha fatto dopo l'incidente di Torino, aveva vinto la tappa del Alpe d'Huez e la tappa di Murzin. Marco era quarto in classifica, avevamo un minuto e mezzo da Riss, e nella sua testa voleva arrivare sul podio al Tour, e c'era l'ultima tappa, diciamo alpina, che si arrivava in Svizzera a Friburgo, però la salita, l'ultima salita arrivava all'arrivo, c'era 70 km di pianura. Quando siamo partiti da Murzin, Riss era in fondo al gruppo, come noi eravamo sempre noi della Mercatone, e non teneva le ruote. Mi affianca e mi fa: oggi attacchiamo. E io gli tiro fuori la cartina e ho detto: ma l'hai vista la cartina? Non me ne frega niente, oggi attacchiamo. E Riss lì perse il terzo posto e Marco arrivò al terzo al Tour. Un applauso a Marco. Vogliamo ricordare anche un applauso, lo facciamo sempre, per ricordare i ballerini, Franco Ballerini e Alfredo Martini. E io mi ricordo di Andrea Ferrigato, un grande trofeo Pantalica e due gare di Coppa del Mondo. Sì, sì, nel 96 è stato un buon anno, ho vinto Zurigo e Leeds, sfortunatamente tutte e due nella stessa settimana, perché
non so, io faccio sempre l'esempio come avere Claudia Schiffer e Naomi Campbell la stessa notte, poi basta per tutto il resto della vita, quindi è stata un po' una sfortuna, voglio dire. Allora, questa è l'opera che dono al mio amico compagno di viaggio a Los Angeles. È stato anche un grande uomo, una persona intelligente, perché se nel ciclismo lui è arrivato lontano, anche a vincere dei campionati italiani, la Vuelta, è perché nella squadra contava, era uno che usava la testa. Complimenti, Marco. Ma io devo ringraziare Marcello, perché anche se non è vero che ha solo tirato lui alle Olimpiadi, devo dire che è grazie a lui che c'era uno spirito nel quartetto, anzi nel quintetto, anche se poi Manenti non ha partecipato alla corsa, perché anche Manenti ha fatto tutto gli allenamenti, la fatica con noi, e il quartetto era composto da me, Marcello, Vandelli e Poli, e Marcello secondo me è stato proprio la persona con il suo carattere sempre allegro, sempre spiritoso, sempre pronto a tirar su il morale a tutti, che ha fatto sì che questo quartetto sia andato forte come è andato forte. Grazie Marcello. Però avete rovinato le sette voi, eh? Le sette, Ravenna, Cesena, l'avete rovinata. È una strada statale dove per 4 anni ci abbiamo preparato le Olimpiadi, lei sette. Concludiamo la serata con l'intervento dell'organizzatore di queste 4 giornate dell'Eroica, Franco Rossi. Allora, prima di concludere vorrei fare un ringraziamento particolare all'amministrazione comunale di Buonconvento e a tutta la Proloco, perché ha fatto sì che in questi 4 giorni tutto riuscisse bene. E poi per finire vorrei fare invece un grande ma grande applauso a tutti i volontari che stanno lavorando anche in questo momento mentre noi siamo a cena. Grazie a tutti.